L'amministrazione comunale ripostese ha esteso il servizio porta a porta in tutto il territorio ripostese, ad eccezione delle frazioni di Altarello, Carrubba e Torre Archirafi. Abbiamo sentito i ripostesi per sapere che cosa ne pensano. Il servizio di Angela Di Francesca. Il sindaco di Riposto, Enzo Caragliano, nell'ottica di ottimizzare la raccolta differenziata, in accordo con la ditta che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, ha dato il via da subito al servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta. Ai nostri microfoni i ripostesi lamentano difficoltà e danno suggerimenti. Mi dispiace se è difficile, specialmente nella periferia del paese, dove ci sono i condomini o d'altro. Questo sarebbe opportuno mettere dei cassonetti grandi anche per la raccolta differenziata, però nei cassonetti e non quella della raccolta porta a porta. Quindi lei ritiene che la raccolta porta a porta non sia il metodo giusto per i condomini in particolare? No, non funziona per i condomini, specialmente sull'umido, come faccio a tenerlo una settimana o più in casa? Il comune c'è un calendario raccolto in particolare dell'umido, sono 3 giorni a settimana nei quali gli operatori passano a raccogliere quest'umido. Vabbè, mi sembra che ci sono delle difficoltà. Per i condomini ci sono difficoltà. Secondo me sarà molto efficace, si deve fare. La gente, i cittadini ripostesi, si deve mettere in testa. Con la differenziata ci costa molto di meno e c'è molto più igienità, secondo me. Cioè che questo dobbiamo farla capire, ognuno di noi, se dobbiamo fare portavoce, ognuno di portavoce, di dire alla gente che questo bisogna farle, perché nei paesi più avanzati, come nell'Emilia Romagna e altre. Queste la fanno, perché qui no, non è che noi siamo più ignoranti di quella gente oppure siamo gli stessi persone, ci cioè dobbiamo mettere in testa soprattutto questo qui, perché è più igienico e si risparmia. Quindi ci vuole un'attenzione maggiore da parte dei ripostesi. Cioè, esattamente. Il servizio si deve fare ogni giorno e con un orario ben preciso. C'è un calendario, il Comune ha prestabilito un calendario nel quale. Perché se la spazzatura, o camion, o passa la spazzatura, deve passare sempre un orario. Io so che alle 8 devo uscire dalla spazzatura e esco, Quindi altrimenti non funziona. lei non è Non c'è tutte le parti di Italia. Sì, cioè, fanno a differenziare, ma come la fanno? Con un servizio ben preciso. Rispettare l'orario, io so che alla spazzatura passo il camion alle 8, alle 10 e la esco con mezz'ora prima e basta. Altrimenti come fa a funzionare questa spazzatura? Si può arrivare a tutto, l'importante è che c'è la buona volontà sia di quelli che fanno il servizio e sia di cittadini. Allora si ci arriva, altrimenti non si ci arriva mai. Se le persone si impegnano, perché prima parte tutto da noi, io lavoro al nord e funziona perfettamente. Poi bisogna vedere se questi orari verranno rispettati, si è fatta una prima volta e se è andata male. Speriamo che questa volta funzioni, ma soprattutto per noi, perché per chi è che viene a vedere Riposto, è un paese bellissimo. Vedere tutta questa spazzatura, sia per le strade, ma anche la minima cosa, la sigaretta per terra, la carta per terra, deve venire prima di tutto da noi. Poi che il comune si impegni a fare questa cosa, ben venga. La prima volta l'hanno messo, non funzionava, non funzionava, non funzionava.